Ed eccoci qua, nelle vie cave. Percorrendo le vie cave si notano delle piccole nicchie. Queste nicchie erano collocate proprio in prossimità di queste vie cave perché erano buie le vie cave e venivano chiamate gli scacciadiavoli. Arriveremo all'edicola di San Giuseppe ed eccoci a questo arco che ci fa uscire, diciamo, dall'edicola di San Giuseppe. E da lì possiamo proseguire per Sovana.